Il 2016 si apre col ritrovamento del corpo di Salvatore Iacona, vittorese di 55 anni, scomparso la sera del 31 dicembre 2015. L'uomo era malato di epilessia. Sempre a gennaio, ignobile incursione a casa di Joanna Boni, la giovane originaria di Scoglitti, morta in un incidente stradale a Malta. I ladri le devastano la stanza. A febbraio la casa costruita da Giovanni Guarasci, il muratore che si diede fuoco, torna alla famiglia grazie al prezioso contributo della prefettura, di numerosi amici e di esponenti del Movimento 5 Stelle. L'omicidio dettato dalla gelosia, un commerciante di 56 anni, Filippo Assenza, uccide con un colpo di fucile il vigile del fuoco Giorgio Silent, 57 anni. Folle gelosia scatenata dai messaggini sul telefono della moglie. Nelle campagne di Vittoria viene ucciso Giuseppe Dezio. Fermati e accusati dell'omicidio quattro componenti della famiglia Pepi, il padre Gaetano e i figli Marco, Alessandro e Antonino. Il 2016 è anche l'anno del cambio di consegna a Palazzo Iacono. Su 9 candidati ne restano due, Francesco Aiello e Giovanni Moscato. Al ballottaggio successo il giovane avvocato della destra. Alla vigilia del voto, però, il blitz della finanza nelle segreterie dei partiti che scuote le elezioni. Tra gli indagati, oltre a due candidati, anche i fratelli Nicosia. A luglio scompare Scoglitti Pasquale Ferrara. Papillon e mille passioni, così titolò un quotidiano a ricordare la versatilità, l'estro e la passione per la cucina del titolare del Sacalleo. A settembre, omicidio di Salvatore Nicosia, commerciante di autoricambi, ucciso davanti al suo negozio. Due sicari hanno atteso che alzasse la saracinesca prima di fare fuoco.